cavallo tra il XIII ed il XIV secolo, il fermento all'interno della Repubblica portò la città di Firenze a guardare a nord, cercando di espandere la propria influenza nel Mugello, allora dominato dagli Ubaldini. Di questa famiglia furono personaggi di spicco il cardinale Ottaviano e l'arcivescovo Ruggeri, entrambi citati da Dante nel suo Inferno. Il Mugello è una delle tappe più affascinanti delle vie di Dante, il progetto interregionale che a 700 anni dalla morte del sommo poeta vede coinvolti 36 comuni tra Toscana e Romagna, con capofila la città metropolitana di Firenze. Un'offerta all'insegna dei ritmi slow tra cultura e natura, con molteplici eventi lungo l'arco del 2021. Gli Ubaldini erano una famiglia di fazione ghibellina che dominò il Mugello dalla Valle della Sieve fino alla Romagna. Il loro potere constava soprattutto nel controllo delle rotte commerciali che dalla Toscana portavano a Bologna, e fu principalmente per questo motivo che si scontrarono con l'espansione fiorentina. I contatti tra Dante e la famiglia Ubaldini raggiunsero l'apice nel 1302, quando gli esuli fiorentini, di cui il poeta faceva parte, garantirono economicamente in caso di attacco della Repubblica alla famiglia mugellana, che aveva la sua sede principale nel castello di Montaccianico. La guerra infiammò quello che oggi è il territorio appartenente all'attuale comune di Scarperia e San Piero, fino alla vittoria di Firenze. Ci troviamo tra i boschi di Montaccianico, sopra Sant'Agata, nel comune di Scarperia e San Piero, e qui ci sono i resti del castello di Montaccianico appartenuto alla famiglia degli Ubaldini. Si possono vedere i resti di torri, mura esterne, qui ci sono degli alloggiamenti. Un castello che fu distrutto dai fiorentini dopo 3 mesi di assedio nel 1306 e mai più ricostruito, e poi sepolto dalla vegetazione nel corso dei secoli. Dal 2008 sono iniziati gli scavi archeologici per cercare di riportarlo alla luce, e noi ne parliamo con il sindaco di Scarperia e San Piero. Allora, sindaco, questo è uno dei luoghi storici del vostro territorio, un luogo che ha conosciuto la guerra, quella vera, tra gli Ubaldini del Mugello e appunto i Firenze. Un luogo distrutto nel 1306 e che poi ha portato però alla nascita di Scarperia. Sì, logicamente è un momento importante questo, di rievocazione anche con le celebrazioni di Dante, per poter riportare alla luce e quindi riporre un faro su, e attenzione su questo luogo, sulla sede principale della gestione politica amministrativa che c'era del Mugello in quel periodo, cioè quello dove si svolgevano un po' tutte le attività che avessero un senso compiuto anche di strategia per lo sviluppo del territorio e per il controllo soprattutto delle vie di commercio da Firenze a Bologna, appunto qui presso il castello di Montaccianico della famiglia degli Ubaldini. E questo momento sicuramente è importante rimetterlo alla luce, perché oltre ad aver iniziato questa campagna di scavi nel 2008 con un progetto specifico, è anche l'attenzione magari per poter sviluppare un progetto di messa in sicurezza e quindi poter dare la possibilità a questo luogo, non tutte le volte diciamo così, di dover coprire quello che si ritrova, ma poter metterlo in sicurezza e quindi renderlo fruibile e visitabile tutti i giorni, specialmente insomma in questa anno in cui si riparte per i 700 anni per celebrare appunto la morte di Dante. Questo serve effettivamente nel far capire che questi sono luoghi che poi sono stati vissuti probabilmente anche lì da Dante, quando appunto venuti via sicuramente dalla battaglia di Pulicciano per ritornare poi in Emilia Romagna e Forlì, poi si siano sicuramente fermati qui a Montaccianico, perché comunque, come detto prima, era un po' la roccaforte, la base, il centro di tutta la famiglia degli Ubaldini. E quindi insomma la storia poi ha voluto appunto che con la distruzione del 1306 di Montaccianico fosse decisa immediatamente la costruzione di Scarperia come prima terra nuova voluta dalla Repubblica Fiorentina. Come deliberata è stata la seconda, perché la prima fu San Giovanni Valdarno, ma a quel momento necessitava subito cambiare la geopolitica del territorio e quindi spostare tutta quella che era la via di commercio, degli interessi, delle relazioni politiche, economiche fra Firenze e Bologna, non più
dentro un territorio che era stato comunque sotto la guardia degli Ubaldini, ma metterlo da un'altra parte, quindi dove ora sorge Scarperia, sulla ex strada bolognese che collegava appunto tramite il Giogo Firenze a Bologna, e quindi di lì dare vita insomma a una nuova architettura politica e di organizzazione del territorio. Poi successivamente dal 1415 col vicariato di Scarperia su un'area molto più ampia. Dal 2008 l'area di Montaccianico è oggetto di scavi archeologici che potrebbero regalare in futuro un altro luogo di interesse turistico per un territorio ricco di attrattive. Scarperia, nata per volere di Firenze nel 1306, si presenta oggi come uno dei borghi più affascinanti del Mugello. Il simbolo è sicuramente il Palazzo dei Vicari, più volte distrutto e ricostruito nel corso dei secoli. Nella vicina Sant'Agata del Mugello troviamo una delle chiese più antiche del territorio, la Pieve Romanica del 984. Caratteristica dell'edificio è il tipo di copertura col quale l'armatura del tetto a due spioventi viene posata direttamente sui sei pilastri. Il rapporto tra Dante Alighieri ed il Mugello era strettissimo. Ci spostiamo nel comune di Vaglia, oggi celebre soprattutto per il meraviglioso Parco Mediceo di Pratolino, quella villa Demidoff che rappresenta una delle perle della città metropolitana di Firenze. All'epoca di Dante Alighieri, la zona di Vaglia era soprattutto conosciuta come tappa obbligata per chi si volesse spostare da Firenze verso l'Appennino. Percorrendo quella che oggi è conosciuta come strada bolognese, ci troviamo alle spalle la vista sulla città. E proprio uno di questi punti panoramici è citato dal sommo poeta nel 15° canto del Paradiso. Non era vinto ancora Montemalo dal nostro uccellatoio, citando quella che ancora oggi si chiama appunto Via dell'Uccellatoio. Nella nostra guida, la guida del comune di Vaglia, proprio qui in copertina c'è la citazione del Paradiso, il canto 15°, dove appunto si parla di Via dell'Uccellatoio, che è una via che si trova a Pratolino, che da Pratolino poi porta a ricongiungersi con Monte Morello. Noi come Comune di Vaglia abbiamo peraltro 80 km di sentieri e quindi questo ci permette a maggior ragione di poter fare promozione proprio del nostro territorio e della nostra rete sentieristica. Non solo, siamo attraversati anche da sentieri importanti, già conosciuti a livello nazionale e internazionale, una per tutti è la Via degli Dei, che passa proprio da Comune di Vaglia, in particolare a Bivigliano e Monte Senario. Il santuario di Monte Senario, che domina tutto il territorio del Mugello, fondato nel 1234, è uno dei luoghi di culto più importanti di tutta la Toscana. Ai confini tra Mugello e Val di Sieve si trova il borgo di Dicomano, che secondo molti fu attraversato dal fuggitivo Dante nel suo percorso che lo portò dalla Toscana al suo esilio in Romagna. Oggi il borgo presenta alcuni tesori nascosti come la Pieve di Santa Maria, che da un piccolo poggio sovrasta l'abitato, e il museo archeologico che raccoglie le testimonianze della presenza etrusca nella zona. Mi piace dire che abbiamo aderito con entusiasmo al protocollo, perché riteniamo che oggi questa forma di turismo, che è un turismo slow, rappresenti una grande opportunità per conoscere territori che viceversa non sono attraversati dal turismo, almeno in forma massiccia, e quindi dà l'opportunità di conoscere, di essere trasversale, non solo perché abbiamo una natura bellissima, ma abbiamo storia, cultura, tradizioni culinarie, e quindi la nostra offerta è a 360 gradi. Pensiamo che i nostri agriturismi, ne abbiamo tanti sulla zona, possono essere sicuramente una grande opportunità e sia un vero piacere alloggiarvi, e così come la nostra tradizione culturale, culinaria. E per quanto riguarda la cultura, ricordiamo come esempio il nostro museo archeologico, che è uno dei più importanti, è un museo comprensoriale, quindi è uno dei più importanti della zona, e gli scavi di Frascole.
scavi etruschi, fra l'altro gli unici visitabili nella provincia di Firenze. E per noi sono certamente un fiore all'occhiello. La figura di Dante Alighieri permea la storia del Mugello. Il suo ruolo di politico e guerriero lo portò probabilmente sul campo di battaglia anche a Borgo San Lorenzo, oggi principale centro abitato di un territorio in cui offerte culturali e naturalistiche viaggiano di pari passo. Abbiamo investito tanto sul turismo all'aria aperta negli ultimi anni e siamo un territorio che si presta benissimo a questo tipo di attività. Abbiamo veramente tutto e possiamo fare anche percorsi all'aria aperta valorizzando le nostre bellezze artistiche. Quindi io sono convinta che il Mugello può veramente offrire di tutto, dall'aspetto artistico, come tu dicevi, dall'aspetto dedicato al turismo per le famiglie, per i bambini, per poi parlare del turismo sportivo e quindi tutto quello che può essere i percorsi all'aria aperta. Siamo molto acerbi, abbiamo fatto tanto, abbiamo iniziato a fare tanto, ma possiamo veramente fare tanto perché abbiamo delle potenzialità enormi che sono ancora tutte da scoprire e da sviluppare anche a livello di marketing e di pubblicità. Questo sarà un anno molto particolare di studio per noi, proprio perché sono cambiate anche un po' di normative per quanto riguarda il turismo. Sarà un anno importante di studio e di collegamento proprio fra noi come comuni. E l'obiettivo sarà proprio quello, andare a intercettare quel turismo che in questo momento sta cercando altro e che noi siamo consapevoli di poter offrire, perché abbiamo un territorio che davvero dà delle opportunità enormi. Turismo all'aria aperta e enogastronomia, una cosa si abbina benissimo, quindi insomma riuscire a creare dei circuiti che mettano insieme e facciano sinergia su questi tipi di realtà o possibilità che abbiamo è sicuramente la politica del futuro su quale il Mugello deve e vuole investire. Dopo essere stato costretto all'esilio, Dante fu ospite degli Ordelaffi di Forlì ed è probabile che ci fosse anche lui nel 1303 nella discesa in campo per la battaglia di Puliciano, dove si trovava un castello precedentemente degli Ubaldini passato sotto il controllo della Repubblica Fiorentina. Siamo nella frazione di Ronta e oggi dell'antico maniero non ci sono più tracce. Al suo posto la chiesa di Santa Maria a Puliciano, sulla cui facciata si trova una targa dedicata proprio a Dante e a questi eventi. Scendendo sull'antica strada Faentina, oggi strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate, si percorre la strada che portava i pellegrini in Romagna. Prima di arrivare al Passo della Colla e da lì a Marradi, si trova un altro piccolo gioiello in località Madonna dei Tre Fiumi, l'omonimo santuario del 1578, di fronte a cui, alla confluenza dei torrenti Ensa e Farfereta, c'è un antichissimo mulino ad acqua precedente all'anno 1000.